È stato firmato il protocollo d'intesa per la promozione e il sostegno al Basket Circuit Camp ed altri eventi turistico-sportivi a Cutigliano. A siglare l'intesa l'amministrazione della Montagna Pistoiese, Confcommercio Pistoia Prato, il Consorzio Turistico APM Ronzone Pallacanestro, ASD, con loro anche il Centro Commerciale Naturale e il Tennis Club di Cutigliano. Obiettivo primario dell'accordo, è stato spiegato in una conferenza stampa alla sede di Confcommercio Pistoia, è rafforzare e valorizzare il binomio sport-turismo sulla montagna pistoiese come elemento su cui puntare per il rilancio del territorio. La base è il lavoro svolto negli ultimi anni in cui si è affermato questo segmento turistico, che ha richiamato verso la montagna soprattutto un pubblico giovanile per praticare diverse discipline sportive. Di fatto mettiamo nero su bianco quella che è un'iniziativa che già viene svolta da anni a Cutigliano sulla montagna pistoiese, relativa ai basket camp, però gli vogliamo dare, diciamo, un orizzonte pluriennale. Infatti il protocollo ha, diciamo, un'ampiezza di periodo di almeno 3 anni. E quindi i soggetti firmatari che hanno partecipato e hanno sottoscritto questo protocollo si impegnano appunto per almeno 3 anni a cercare di promuovere e sviluppare ulteriormente questa iniziativa. Sviluppare iniziative ed eventi in grado di attrarre flussi turistici da ogni parte d'Italia, come accade ad esempio del Circuit Camp di Jacalanda che avviene a luglio, è stato definito determinante per un territorio che ha bisogno di rilanciarsi e di sfruttare appieno le proprie potenzialità. Noi abbiamo deciso di tornarci, di ripartire, di insomma, investire su questo territorio con dei camp estivi, con dei tornei, con la nostra presenza, perché comunque è un territorio che merita di essere rivalutato secondo il turismo sportivo, e la pallacanestro assolutamente ha trovato una sede fantastica. E così, tra gli altri strumenti, i soggetti coinvolti si sono impegnati a valorizzare l'accoglienza turistica del territorio anche attraverso pacchetti di soggiorno e tariffe favorevoli per i visitatori, dando loro così la possibilità di scoprire tutti gli aspetti e le eccellenze della montagna pistoiese. Noi cominceremo nel valorizzare l'area sportiva sotto il paese, quella classica, quella canonica, con delle infrastrutture, aumentando alcuni spazi e facendo una copertura lamellare di altri spazi presenti lì, e poi anche progettandone altri vicini e magari anche collegandoli con le altre aree che sono presenti in altre frazioni, ma frazioni molto, molto prossime, e creare una rete sempre più estesa.